tutti, benvenuti a Gameplay. È rimasto che avevo affrontato il Tigris dopo aver raggiunto il livello del cacciatore 3 e non è fermato qui, quindi proseguo. E mi preparo questa nuova missione che, ragazzi, è bella tosta. Ok. Adesso capirete perché. Allora, il motivo di questa missione della tosta è che devo consegnare tre pietre polvere e ci sono due mostri che mi romperanno le scatole. Uno è l'Odrom e l'altro è il Gravios, che devo assolutamente evitare. Andiamo, ragazzi. Quindi devo riuscire a far fuori il drone e dopo il Gravios tenerlo a bada tramite l'assegnazione della palla pittura che gli butterò addosso. E lo terrò sotto controllo tramite quello, come con il ladrone. Quindi andiamo subito. Anche perché il viaggio, ragazzi, è bello lungo. Devo partire da qua e arrivare alla zona 9 e tornare indietro. Quindi non è una missione molto veloce. In più ci sono mostri rompono le scatole, quindi è bella tosta. Eccolo. Ciao, Lodrom. Non vorrei che mi fossi dimenticato di prendere l'antidoto. Infatti. Porca miseria. Perché il signor avvelena, ragazzi. E vai, incendia anche qui. Beh, almeno mi sono potenziato. Cosa fare sto qui? Madonna santa. Ma che figata. Che volo che hai fatto? No. Raga. Oh mio Dio. No, scusate, ma questa mia è nuova. Cioè, come cazzo mi ha preso poi? Non ci posso credere. Ehi, Madonna. Aiuto. Vorrei cavalcarlo, ma come l'ho detto. Te spacco la schiena. Tanto non ce la fai a liberarti di me. Che ti avevo detto? Prima volta che uso le doppie lame da quando ho iniziato il gioco. Peccato che sia Madonna santa.
Aiuto. Mamma mia. Ho fatto bene a prendere queste armi qua. Veloce lui, veloce io. Allora. Ah. State un po' fermo. Signorte. Che figata sono. Te ne vai? Se ne va, ragazzi. Ma meno me frega perché tanto. E sì, non ho le ore contate. Madonna, vanno in via. Madonna, ragazzi, che cannonata che avete tirato. Dove va il signore adesso? Scusi, dov'è che va? Già che cambia zona. Codardo, che non è altro. Dove sei tu? Stato magna? Sei tu qua. Saccagnata la tirata. Chiama fino a voi. Mori. Posso raccoglierlo? Grazie. Tanto in teoria rompendo il bel corno non può più avvelenarmi, visto che ha lo stesso colore di velena. No, mi sono sbagliato. Vabbè, allora farà meno male. Credo. Ma vaffanculo. Come cazzo osi? Fammi così. Che colpo! È inutile che ti agiti, eh. Tan 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 tan. Ho rischiato e ho fatto bene. Yeah. Testo, saccagna. È cascato giù.
Il ragazzo sta morendo. Bene, dove vai? Nella zona Cucan, così lontano te va? Bene, ragazzi. Perché non posso usare... Ah, ecco. Sì, perché non è che fosse tanto normale che non posso usare la trappola scossa. Anzi, non è per niente normale. Il problema è che il signorino però se ne va abbastanza in fretta da qua. Te ne morire! Vedete perché ho fatto piano? Bene, lui se ne va nella zona dove... Appare anche il Gravios. Bene. Se c'è qua lo segno subito. Gravios, non ci sei. Ok. Spero solo che non ci sarà quando tornerò indietro. Anche perché oltre a visitare questa zona, lui visita anche la zona 2. Quindi alla fine me lo trovo in mezzo alle scatole. Ragazzini, state là voi, non rompete le balle. Dormi. Bene, ragazzi, adesso trovare il punto dove era la pietra, che ogni volta è un dilemma trovarlo. Ah sì, eccolo qua. Bene, a questo punto. Mega super succo. Che cosa è successo? Ho finito là. Mannaggia. Ma vai a fanculo anche te. Stronza. Ma dai, Dio furbo. Schifosi bastardi. Cioè, pure il veleno mi ha dato, Dio Madonna. Adesso c'è questo oggetto. Sto veleno che non va via. Sti maledetti schifosi. Guarda, devi combinare siamo in pace perché sennò le faccio fora. Adesso vediamo se posso stare tranquillo nella zona 8 oppure no. Mi auguro tanto di sì. Dio buono, è già qua, cazzo. Spero non mi veda. Sto cazzo. Vai. Bastardo, schifoso, cancro. Torna indietro. Che rotta in culo. Io le zone instabili le odio. A morte le odio. Bene, adesso ragazzi, mi tocca aspettare che sto stronzo si levi dai coglioni e poi posso fare la missione. Prima non esiste. Scusate l'attesa, ma oh, non posso fare altrimenti. È impossibile muoversi con lui in mezzo ai coglioni. Basta che mi fa una carica e io, anche se accelero il passo, lui mi travolge comunque. Perché ho già fatto la prova, quindi non ho alternative che fare così.
Aspettare che si cavi la cazza. Dai. In più lui può anche venire qua. Già quel bel. Perché lui ha visto questa zona qua, la 2 e la 7. Quindi ce l'ha in mezzo alle palle in ben 3 zone. Dai Gravios, cavati dalle balle. Lo play, non perdere le balle che voi, sennò altro che lava. Mi butto da un'altezza che merda sta venendo qua. Via via via. Eccolo ragazzi. Però se forse riesco. Se riesco non fammi vedere. Mi ha visto adesso. Ma come mai nonostante l'altezza non mi ha fatto scoppiare la pietra. Meno male, questi sono momenti oro. Bene, adesso lui è arrivato là, quindi spero di superare in tempo tutte le zone che lui mi può disturbare. Via 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 via. Prima che arriva lui. Ciao Melix. Non mi rompete le scatole. Che ho da fare una consegna, anzi, una consegna per 3. Quindi levatevi dalle scatole. Anche voi la prei state buoni. E non rompete i maroni. Bravissimo. Mi pare sia Tupac che fai questo. Grande. Non ci provare lo prey perché ti sparo. Oh, meno male. Sono fuori pericolo, ragazzi. Adesso non c'è più nessuno che mi ama per le scatole. E questa sarebbe infatti una zona che se non avessi ucciso lo prey, lui arriva qua. Anche se sono alto, mi lancia il suo bel sputo di veleno. E oltre che mi avvelena, mi fa perdere tutta la pietra e tutto quanto, quindi il lodrome era obbligo farlo fuori. Il Gravios invece ha solo una seccatura in più. Adesso lui va nella zona, mi sa che va nella zona 8, infatti. Dai, che ormai questa consegna è fatta. Ecco il primo articolo. Bene. Ok, altro non mi serve. Si torna indietro, ragazzi. Per altre 2 volte, dopo missione compiuta. Se va tutto come deve andare. L'effetto infrescante è svanito. Me ne frego perché io me lo metto subito. Qua. Bene. Poi qua
arrivo alla zona 9 mi metterò il super mega super mega cosa che è? Ah, il mega super succo. Io ho fatto il contrario, vabbè. Abbiamo capito. E questa Gravius li voglio bene. Anche se mi scassa un po' la minchia. Ma a me basta evitarlo. E sono a posto. Come se fosse facile. Ma il facile proprio non esiste. Ta na 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 ta na 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 na. Allora, ogni volta qua trovare il punto. Ma dove cazzo sei? Eccola qua. Allora, appena. Ma perché mi scassate la minchia? Domanda. Bravi ragazzi, tenete a bada il Loprey. Eh sì, ma non portatemi da qua, però. Tirate lo stake, che è meglio. È andato nella zona 2. Vabbè, io intanto provo. Dio buono, ti sparo. Sei per forza inservibile, se mi hai attaccato. Da sta il cazzo che è inservibile. Fin là ci arrivo anch'io, eh. Se lui venisse qua, io sono a posto. Possiamo andarsene nella zona 7, dove lui piace tanto stare. Se ne va? Grande Gravius, hai capito tutto. Bravissimo. Via, 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 via. Fai un po' ninnine, Gravius, tanto io faccio il mio dovere. E tu ti riposi un po'. Che ti fa tanto bene. Melings, stai là. Anche tu stai buono buonino, non rompere scatoline. Che c'è già il Gravius che ci pensa per due. Se chiama finché vuoi, tanto. Non mi puoi fare un bel tubo perché sto arrivando a destinazione. Bravo Pacchio, mettimi l'energia. Cavolo, è già sparito il. Mannaggia. Vabbè. Dai, che a me sono quasi arrivato. E qua non c'è nessuno che mi può fermare. Anche perché il soggetto che poteva rompermi è già stato beccato e sistemato. Quindi vado liscio come l'olio. Mi sa che è meglio che faccio una visita al Gravius.
perché così non so dove si sposta. Arrivo alla seconda consegna di questo pezzo scottante. Bene. Anzi. Grazie. Allora, adesso vediamo se becco il Gravios, se è ancora là oppure no. Qua posso far benissimo così, tanto la resistenza è limitata per il momento. Stiamo scherzando, vero? Ie Cristo. Non ho più il... Non ci credo, ragazzi. Non ho più il... la palla pittura. Ma cavolo, è possibile, cazzo? Arrivo... Di solito ne tengo una ventina io qua. Questa si è bella. Scusate ragazzi, ma mi ricordavo di averli proprio tutti. Sì, qua neanche me li dà. Ah, ben ben. Qua a mio rischio pericolo, insomma. Che miseria. Questa non ci voleva. Adesso mi disco pericolo e mi muovo. E c'ho il tutto che scotta. Quindi sono sempre contro il tempo. E come si fa a non darmi le palle pittura? Che cazzo. Il colmo, eh. Veramente il colmo. Sei qua, signorino. Vabbè. Cavolo, ti voglio in Gravios. Fuochimi adesso qua. O aspetto che arrivi lui. Oppure meno male, non ci pensare neanche te. Se non mi lasciate in pace, guai. E cazzo, senza quello mi accedere del tutto, eh. Che cazzo. Non posso io fa. Se il grave si messe qui, cazzo. Il problema è che l'energia mi dà un tempo. Mamma mia. Cazzo ragazzi, mi ha colpito. Ma non mi ha tolto la pietra. Non ci posso credere. Sei qua? Già. Spero di riuscire a evitarlo. Ha cambiato zona. Mi sa.
Sì, magari me lo trovo nella zona 2, che è peggio del peggio, perché è una zona molto stretta. In più basta solo che lui fa il verso per farmi buttare giù la... Grazie Pachi. Vediamo un po'. Mamma mia, non è qua. Dai, dai. Non ci provate. Ragazzi, pericolo scampato. Adesso devo solo correre per non rischiare di esaurirmi tutta l'energia. Non ci posso credere che sia andata così. Dai, ultimi passi. Ciao Gravios. Alla prossima. Fate Anina. Ragazzi, sono arrivato. Ecco, lei l'ultima consegna e i mortacci sua. Ragazzi, è andata. Che dura che è stata, oh. Bravi ragazzi, che voi. Non poteva andarmi meglio, ragazzi. Very good, very, very, very good, very good. Dragonite che sale a terra, gemma, sfera matura, dragonite, macalite, mentre forza fuoco, fulgonite, sacca veleno, ladron pelle, zanno alla prey, scaglia, scaglia, sacca veleno. Tu Reginald e porta fungo nitro e fungo blu. 12.000 premio che sbaromi col mazzo che bisogna farsi. Very good. Fantastico. Bene ragazzi, questo è il gameplay, finisce qui e ci siamo al prossimo. Ciao a tutti.